Una decisione importantissima. Ho firmato il decreto per l'assunzione di 7.600 dipendenti in tutte le ASL e le aziende ospedaliere della Campania. Stabilizziamo i precari di lungo corso in tutto circa 1.500 unità e abbiamo la possibilità di assumere medici, infermieri e amministrativi tecnici per circa 6.000 unità. Una svolta storica per la sanità nella nostra regione, a dichiararlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ieri decisioni importantissime. Ieri ho firmato i decreti per il piano per il personale, ho approvato ieri l'assunzione di 7.600 dipendenti nella sanità campana, cioè ho approvato tutti i piani per il personale presentati da tutte le ASL e delle aziende ospedaliere della Regione Campania. Parliamo di 7.600 nuovi posti di lavoro. Abbiamo deciso di riservare il 50% di questi posti per la stabilizzazione dei precari di lungo corso. Entro il 50% saranno complessivamente non più credo i 1.500. Stabilizziamo i precari e abbiamo la possibilità di assumere nuovi medici, infermieri, amministrativi tecnici per oltre 5.500-6.000 unità. A me pare davvero un risultato storico per la nostra regione, che ci consentirà di affrontare con maggiore respiro anche tante emergenze che abbiamo. Sapete che in questo periodo si fa fatica a fare anche i concorsi per i medici dei pronto soccorsi, non partecipano, c'è grande penuria di medici in alcuni campi. Bene, queste nuove assunzioni ci consentiranno di affrontare positivamente questi problemi.